Mestre. Furto in un hotel di Via Piave. Gli agenti della Volante, giunti sul posto chiamati dal titolare, hanno appurato che i ladri sono entrati dal retro, trafugando alcune chiavi delle stanze. Tutto documentato dalle telecamere. Dopo l'intervento in hotel, gli stessi agenti hanno notato in via Cappuccina un soggetto con le stesse caratteristiche del ladro ripreso. Si tratta di un ventenne ucraino domiciliato a Mestre. Era insieme ad un veneziano. Portati in questura, è risultato che il ventenne era anche l'autore di un taccheggio conclusosi con il reato di rapina impropria lo scorso 16 agosto in un supermercato di Piazza Barche. È stato denunciato e per lui una notifica del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale in quanto clandestino, rilasciato invece il veneziano. Mestre. Momenti di panico per due escursionisti di 34 e 24 anni che martedì verso le 19.30 durante un percorso in Cansiglio hanno contattato il 118 per avere informazioni, poiché non riuscivano a ritrovare il sentiero per tornare alla macchina. Secondo quanto hanno raccontato, una frana li ha costretti a scegliere un itinerario parallelo, ma le indicazioni erano frammentarie. Così, mentre una squadra partiva dall'alto per andargli incontro, un soccorritore al cellulare cercava di tranquillizzarli. Sono stati recuperati e accompagnati alla loro auto verso le 23. Cavallino. Uno scooter con due persone a bordo, per cause ancora da accertarsi, si è schiantato contro un camion della Veritas intento nella raccolta dei rifiuti. I due passeggeri sono stati sbalzati finendo sull'asfalto. La situazione più grave è apparsa subito quella del guidatore di origine albanese, che è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Venezia, dove i medici hanno cercato di stabilizzare la profonda ferita che aveva alla gamba sinistra. Più lievi invece le ferite del passeggero, un quarantenne residente a Cavallino, ricoverato all'ospedale di San Donato.